Fare arte vuol dire avere un'urgenza sostanzialmente, un'urgenza che va messa a fuoco continuamente. Questa urgenza parte all'inizio degli anni Ottanta, trova come dire una prima affermazione su questa volontà di far convivere una serie di opposti e quindi segni che generalmente siamo abituati a vedere separati. Mentre negli anni Ottanta, come dire, affiorano su questa serie di tele tendenzialmente monocrome, segno figurativo, astratto, disegno, questa volontà di giocare su due messe a fuoco, no? Lontano vicino. Allora, io sono stato sempre interessato alla realtà. Diciamo che prima di questi lavori questa realtà era, cioè la pittura si presentava come uno specchio e quindi era tutto giocato sulla superficie. Questa superficie raccontava, su questo specchio era disegnato, perché era una pittura sostanzialmente disegnata, raccontava il concetto del decoro, che era un concetto per certi aspetti trascurato, ho visto come con un'affermazione negativa. E quindi io ho cercato di, come dire, di scagionare il concetto di decoro e di trasportarlo su questa superficie. E quindi questa superficie era uno specchio proprio perché non ti permette di andare in profondità, cioè rispecchia una realtà. Questa realtà è una realtà fatta di strati, diciamo invece con questi ultimi lavori questi strati sono stati rotti e invece di lavorare sullo specchio ho lavorato, diciamo che la pittura è diventata un martello e quindi ha giocato sulla profondità. Io non trovo una distanza reale tra quello che trascrivevo prima col disegno, che stavolta invece la trasporto dentro la pittura. È una profondità che io ho trovato necessaria. Perché mentre il lavoro precedente era un lavoro per certi aspetti che non si poneva il problema, non dico il problema etico, però non si poneva il problema del presente, ecco. Mentre quest'ultima pittura ha una componente drammaturgica che nel mio lavoro prima non c'era. Forse quello che stiamo anche vivendo in questi ultimi anni e quindi questa volontà di andare in profondità. Allora queste lenti che ci sono state presenti all'interno del mio lavoro, che erano lenti che descrivevano un particolare, questa volta invece sono lenti che vanno in profondità, che vanno a aprirsi, come dire, alla parete, a quello che sta sotto la pittura. Allora questo bianco assoluto, no, che troviamo all'interno delle sfere, in realtà è questa volontà di dare visibilità all'invisibile. Mi sono posto fin dall'inizio un problema: se dopo le avanguardie era possibile ritornare a parlare di bellezza. Allora, la bellezza è una parte dominante del mio lavoro e penso che dopo le avanguardie era di nuovo possibile riaffermare questo concetto. E questa bellezza io l'ho ritrovata nella classicità, quindi il concetto di armonia. Questa armonia la ritrovo anche in questi lavori, però con una durezza che in precedenza non c'era. C'è questa volontà di ritrovare l'armonia in una componente drammaturgica. Io in realtà ho sempre ricercato dentro il lavoro un errore. Diciamo che questo errore adesso è molto evidente. Cioè, l'armonia gioca e crea tensione attraverso anche l'errore. Io ritrovo in questi lavori un concetto di armonia, però è un'armonia in tensione, mentre in precedenza era un'armonia statica, bloccata, rigida. Sono come strati di immagini, diciamo, nel lavoro è sempre, come dire, questa Babele di messaggi era sempre presente. Nel lavoro precedente era annullata, questa ricchezza era annullata dal monocromo. Nel senso, una pittura molto ricca, per certi aspetti barocca, che gioca la carta della sottrazione attraverso il monocromo, cioè annulla la ricchezza attraverso il monocromo. Qui invece questa ricchezza è una sequenza di immagini che affiorano, perché ogni cerchio, ogni, come dire, corpo celeste, perché secondo me sono comunque delle costellazioni, ogni corpo celeste ci racconta qualcosa di nuovo, di diverso, e quindi è come dire, è comunque, a posto io dico di realtà astrati. La tecnica è sempre stato un concetto di invenzione e quindi la tecnica è il raggiungimento di un'estetica e anche di un linguaggio, cioè la tecnica non è solo, come dire, l'esecuzione per raggiungere un obiettivo, ma la tecnica è l'obiettivo contemporaneamente.
Io sono sempre stato interessato proprio alla convivenza dell'opposto, no? Cioè astratto, figurativo, che si affiancano, segno espressivo e segno rigido, disegno e pittura, cioè questa possibilità di far convivere realtà diverse, tratti di realtà che non sono sostanzialmente italiani, ma anche tratti di realtà che appartengono a mondi culturali, per certi aspetti anche lontani. Da giovanissimo ho fatto molti viaggi, proprio perché, essendo interessato al concetto di decoro, ho avuto l'interesse di andare in paesi dove il concetto di decoro era molto forte, no? Quindi, non so, la cultura araba, la cultura ebraica anche, no? Quindi ho fatto una serie di viaggi, però questi viaggi non sono stati mai un travestimento, non è stata mai la necessità di travestirsi, ma di confrontarsi con una realtà diversa. Quindi anche quando mi sono appropriato di canoni estetici che appartenevano ad altre culture, mi sono appropriato sempre con la volontà dell'incontro. Il mio lavoro si è anche spostato negli anni, proprio perché c'è questa volontà di giocare con l'incertezza, di mettere a fuoco l'incertezza o un certo tipo di precarietà.